segnare i bambini. Oggi io e Charlie siamo molto indecisi se leggere 5 diavoletti e i 5 malfatti. Cosa facciamo, Charlie? Cosa scegliamo? Hai qualche idea? Scusate, mi confronto un attimo con voi. Riunione. Soluzione. Charlie, lo vuoi dire tu o lo dico io? Dico io. Li leggiamo tutti e due. Vai! Partiamo dai 5 diavoletti. Cinque diavoletti. Allora, lontano lontano, in una grande pianura, c'erano 5 statue solitarie. In ognuna ci viveva un diavoletto. Ogni giorno i 5 diavoletti uscivano e ammiravano il paesaggio a bocca aperta per la sua bellezza. Un giorno però decisero di portarsi a casa ognuno la sua cosa preferita. Uno si prese il sole, uno la terra, un terzo prese il cielo. Uno scelse il mare e un altro si portò via la luna. Misero al sicuro i loro tesori nelle 5 statue. E non facevano che ammirarli. Ben presto però si accorsero che senza il cielo, il sole non si reggeva più. Il cielo senza la terra non stava né su né giù. E senza l'acqua del mare, la terra cominciò a morire. Il mare non aveva maree e onde senza la forza della luna. E la luna non poteva brillare senza la luce del sole. Allora capirono. Decisero di rimettere ogni cosa al suo posto. E tornarono ad ammirare il paesaggio davvero meraviglioso. Fine! Charlie, abbiamo letto i 5 diavoletti. Adesso leggiamo i 5 malfatti. Mi piace tantissimo! Charlie, vieni qua. Aspetta, scusate. Eccoci qua. I 5 malfatti. Erano 5. 5. Così malfatti. Il primo era bucato. 4 grossi buchi in mezzo alla pancia. Il secondo era piegato in 2, come una lettera da spedire. Il terzo era molle, sempre stanco, addormentato. Il quarto era capovolto, naso in giù e gambe in su. E il quinto? No, vabbè, il quinto lasciamo perdere. Il quinto era sbagliato dalla testa ai piedi. Un ammasso di stranezze. Una catastrofe. Non riuscivano a concludere niente nella vita, né avevano voglia di fare un granché. Abitavano in una grande casa, sbilenca, che sarebbe potuta crollare da un momento all'altro. Discutevano spesso su chi fra loro fosse il più malfatto, e questo li divertiva molto. Un giorno, da non si sa dove, arrivò un tipo straordinario. Era bello, liscio, perfetto. Aveva un naso al posto del naso, un corpo bello dritto, nemmeno un buco in pancia, eppure una bella capigliatura. Cosa fate qui?
chiese il tipo perfetto. Boh, niente. Sbagliamo tutto, risposero i cinque amici. Ah, ma no, ma non va bene. Bisogna trovarvi qualcosa, un progetto, una soluzione, un'idea, disse il perfetto. Ma a me le idee passano attraverso, disse quello bucato. Io le idee non le trovo in tutte queste pieghe, disse il piegato. Le mie sono molli e deboli, disse per l'appunto il molle. Io ce le ho tutte al contrario, le idee, disse il capovolto. Le mie idee ovviamente sono tutte sbagliate, disse lo sbagliato. Dunque non servite a niente, siete delle vere nullità, disse il perfetto con aria disgustata. Sarà, disse il bucato, però io non mi arrabbio mai, la rabbia mi passa attraverso. Ma, disse il piegato, io conservo tutti i ricordi qui nelle mie pieghe. Fece il molle, che nel frattempo era crollato addormentato. Disse il capovolto, io però vedo le cose che gli altri non vedono. Rise lo sbagliato. Io, che sono tutto sbagliato, quando mi riesce qualcosa, si fa festa! E dandosi pacche sulle spalle, se ne andarono, più contenti che mai, mentre il perfetto restò lì, solo, a bocca aperta, come un vero perfetto stupido. Fine! E oggi ne abbiamo lette due! Charlie, vieni su! Dai, salutiamo! Signori bambini, diamoci in cinque, Charlie! Cinque! Voilà! Dieci, il doppio! Salutiamo, sono di là, Charlie, di là! Di là! Ciao, signori bambini, a domani! Ciao!